Ormai diamo per scontato che qualsiasi evento, positivo o negativo, venga ripreso. Ma quanto possiamo fidarci delle fonti visive? E se il futuro di una persona dipendesse da quello? Si commette un crimine. È molto probabile che questo sia stato in qualche modo ripreso. Le sorgenti video sono dappertutto. Diversi formati, diversi standard, diverse difficoltà tecniche che le forze dell'ordine non possono superare da sole. Così siamo nati noi, per risolvere dei problemi tecnici, rendere le immagini fruibili e utilizzabili in ambito giudiziario. L'affidabilità è importantissima. Abbiamo strumenti che ci permettono di vedere di più, in forma affidabile. L'importante nel nostro approccio è che non aggiungiamo nuove informazioni. Semplicemente mostriamo meglio quello che c'è già, ma con un report scientifico che ci permette di incorporare all'immagine una prova scientifica, valida nell'ambito di un procedimento giudiziario. Abbiamo reso possibile la verifica dell'origine di un'immagine. Ogni dispositivo ha delle imperfezioni e quindi un'identità unica. Il nostro software riesce a riconoscere quelle imperfezioni in un'immagine e risalire quindi al dispositivo che l'ha generata. Il nostro è un contributo che non si percepisce, ma può cambiare il corso di una vita. Il futuro ci metterà a dura prova. Le nuove tecnologie per fare fake ci forzano a creare nuove tecnologie per riconoscerle. In questo mondo, dove tutto può essere falsato, riportare fiducia è fondamentale.